Ciao e bentornati. Nei due video precedenti abbiamo iniziato un po' a familiarizzarci con le distanze dell'universo e coi tempi dell'universo. Nel video di oggi vorrei provare a mettere insieme le due cose, spazio e tempo, e vedere una cosa che secondo me è fantastica del modo in cui funziona l'universo e che ci permette di capire delle cose standocene qui sul nostro pianeta e guardando lontano là fuori. Per capire questa cosa però prima dobbiamo fare un passo indietro e chiederci come facciamo a ottenere informazioni dal resto dell'universo. Beh, ovviamente attraverso la luce, non possiamo viaggiare a distanze molto grandi purtroppo, quindi possiamo soltanto osservare. Tutte le informazioni che ci arrivano qui sulla Terra ci arrivano sotto forma di luce o più in generale di radiazione elettromagnetica. La luce è un tipo particolare di radiazione elettromagnetica. Bene, a che velocità viaggia la luce? Viaggia a, come sapete, a circa 300.000 km al secondo, e questa è la velocità massima che si può raggiungere, è il modo in cui è costruito il mondo, non si può superare questa velocità. E quindi questo significa che quando guardiamo l'universo le informazioni ci stanno arrivando a questa velocità, a circa 300.000 km al secondo. Beh, questa cosa, se ci si pensa, ha una conseguenza strabiliante. Vediamo perché. La Luna è a circa 400.000 km di distanza dalla Terra, ma questo significa che la luce che ci arriva dalla Luna ha impiegato poco più di un secondo per arrivare fino a noi. E quando guardiamo la Luna non la vediamo veramente com'è adesso, ma la vediamo com'era poco più di un secondo fa. Capite dove voglio arrivare? Quando guardiamo oggetti molto distanti, in realtà stiamo guardando anche all'indietro nel tempo. In realtà questa cosa vale sempre, vale anche per oggetti vicini. Il ritardo però è molto piccolo, è di frazioni di secondo, di miliardesimi di secondo, quindi praticamente ininfluente. Ma quando guardate gli oggetti astronomici la cosa comincia a diventare più interessante. Per esempio, il Sole è talmente lontano da noi che la luce impiega circa 8 minuti per arrivare fino a noi. Quindi se il Sole improvvisamente sparisse adesso ve ne accorgereste dopo circa 8 minuti. Quando cominciamo ad andare a distanze ancora più grandi, per esempio quelle che separano le stelle, il ritardo diventa ancora più grande. La stella più vicina a noi, Proxima Centauri, è così lontana che la sua luce impiega circa 4 anni per arrivare fino a noi. A proposito, l'anno luce non misura un intervallo di tempo, come molti pensano. Molte persone sbagliano e dicono questa cosa è successa anni luce fa. L'anno luce in realtà è una misura di distanza che corrisponde a circa 9.500 miliardi di chilometri, una distanza enorme, che è la distanza che la luce percorre appunto in un anno viaggiando a 300.000 km al secondo. Quindi quando diciamo che Proxima Centauri è a circa 4 anni luce di distanza da noi, vogliamo dire questo, che la luce ha impiegato circa 4 anni per raggiungerci. Beh, le stelle che sono nella nostra galassia, quelle che riusciamo a vedere a occhio nudo, sono a distanze tutto sommato abbastanza piccole, le vediamo con un ritardo di centinaia o in alcuni casi migliaia di anni. La nostra galassia però è molto più grande, la distanza che c'è da un bordo all'altro della nostra galassia è di circa 100.000 anni luce, quindi la luce percorre circa 100.000 anni per fare tutto il percorso, per attraversare tutta la nostra galassia. Ma come dicevamo nei video precedenti, l'universo è molto grande, quindi quando guardiamo per esempio la galassia di Andromeda è così lontana che la luce ha viaggiato per circa 2 milioni e mezzo di anni per raggiungerci. Quindi la cosa comincia a diventare interessante. Quando quella luce è partita da lì non c'erano neanche i nostri antenati sul pianeta Terra. E se guardiamo ancora più lontano, vediamo galassie che si trovano a miliardi di anni luce. Le galassie più distanti da noi sono così lontane che la luce ha viaggiato quasi per tutta l'età dell'universo. Quindi questa è una cosa veramente fantastica, significa che il telescopio in pratica è anche una macchina del tempo, ci aiuta a guardare com'era l'universo indietro nel passato, semplicemente guardando oggetti più lontani. E facendo questo ci accorgiamo che l'universo non è stato sempre come lo vediamo oggi. Per esempio, se guardiamo molto lontano, a un certo punto non troviamo più galassie, non c'erano stelle, non si erano ancora accese. E se guardiamo ancora più lontano ci accorgiamo che tutto l'universo circa 14 miliardi di anni fa era pieno di un gas caldo e denso che brillava come una stella.
ma che era diffuso ovunque. E questa è la cosa più distante nel tempo, nel passato, che riusciamo a osservare. Non riusciamo ad andare oltre, perché è come se ci fosse un muro di fuoco che ci impedisce di guardare ancora più lontano. Bene, anche per questo video è tutto. Continuate a seguire il canale, iscrivetevi se vi interessa e ci vediamo alla prossima. Ciao!